Terza vittoria consecutiva della Cesena sul proprio terreno e questa volta a spese di una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Tutti nella ripresa i gol che hanno deciso l'incontro. Il primo al sesto minuto quando Moz devia alle spalle del proprio portiere Paradisi un tiro di Bianchi. Autogol dunque e il Como fa troppo poco però per rimediare. Corneliusson e Todesco non preoccupano più di tanto la difesa della Cesena. Al quarantesimo minuto il raddoppio da parte dei bianconeri romagnoli. Rizzitelli appoggia su Sanguin, appena entrato in campo. Sanguin supera tutti sullo scatto e batte Paradisi. 2-0 dunque e quattro minuti dopo Sanguin restituisce il favore al proprio compagno di squadra Rizzitelli, mentre vedete Sanguin raccogliere gli applausi dei tifosi. Calcio di punizione battuto a Di Bartolomei, Sanguin appoggia di petto, Rizzitelli al centro dell'area è pronto a battere il portiere del Como Paradisi. Un risultato forse troppo pesante per la squadra comasca, ma alla squadra di Agroppi ha avuto il torto di disunirsi troppo, lasciando molto spazio al contropiede della Cesena.